Pare che Fiore abbia trovato un altro modo per comprare delle cose. E questo modo è inventarsi una specie di festività che è tipo fai scegliere al tuo ragazzo il tuo shopping, una cosa del genere. Il che vuol dire che anche quest'anno avrete un Aso Saul fatto dal suo marito adesso, perché ci siamo sposati. Michele, questo è un Aso Saul fatto dai miei follower. Tu ti occuperai solamente della scrematura. Sorpresa! Non devi fare tu la ricerca. Ma questo è bellissimo. La selezione l'hanno già fatta loro, quindi siete una squadra quest'anno. Perfetto, quindi io adesso entro in Asos e ci sono già le cose che devo comprare. Esattamente, io ho dato al mio gruppo di Telegram, perché ho un canale Telegram, ho dato l'accesso a questo account di ASOS speciale con una mail e una password che ho dato solo a loro e gli ho fatto scegliere e selezionare dei capi. E dato che io non posso scegliere capi e controllare, e visto che so che il carrello ha raggiunto delle cifre un po' pazze, più di 1000 euro, tu Michele dovrai fare la scrematura adesso dei pezzi. Va bene, direi allora di entrare, mi faccio dare password e company e iniziamo. Ok, devo iniziare questa parte del video rivolgendomi a un utente misterioso e devo chiederti: ma perché vuoi che io compri un abito da sposa a mia moglie? Forse non abbiamo detto abbastanza che ci siamo sposati. Volete davvero altri 30 video sul nostro matrimonio? Sì, questa è una minaccia. Detto questo, devo dire che nel carrello ho trovato davvero di tutto, come questa gonnellina chiaramente in perfetto stile Fiore e che personalmente mi fa avere dei flashback della mia primissima visione di Empire Records, in cui guardando Renée Zellweger e Liv Tyler ballare ho capito cosa voleva dire essere innamorato di una ragazza. Altri look non mi sembrano proprio giusti, giusti per Fiore, tipo questo da coatta anni 90 o questo top in pelle sintetica. Non penso di aver mai visto Fiore con qualcosa di pelle sintetica né con qualcosa di verde in realtà. Poi c'erano cose che non potevo proprio essere sicuro Fiore non avesse già dentro l'armadio e lo dico perché io sono un po' tipo Anne Hathaway nel Diavolo Veste Prada e sono lì con il mio maglioncino blu e non capisco la differenza tra le due cinture, come può testimoniare anche questo reel che mi ha girato Fiore. Non so proprio quale scegliere, sono così diversi. Ti fa ridere? Ma sono uguali. Ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma me l'hai regalato tu. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. A me sembra blu. Comunque, alla fine gli ho preso questi pantaloni di velluto un po' anni 70 perché a me piacciono gli anni 70 e Fiore ha questa insana fissazione di comprarmi dei pantaloni di velluto quando io li detesto. Una cosa l'ho capita guardando il carrello che avete fatto, e cioè che non siamo stati abbastanza insistenti nel dire che ci siamo sposati, ma chiaramente Fiore è stata molto chiara nel dire che le piacciono i dinosauri. Ho trovato dinosauri praticamente ovunque nel carrello. Le ho preso questa collanina che mi sembrava molto carina ed era abbastanza stupida da piacere a Fiore. Dopo aver scorso, boh, 200 pagine di robe assolutamente assurde, ho deciso di fare le mie di proposte assurde. L'anno scorso l'ho vestita esattamente come Gillian Jacobs in Love. Questa volta volevo un look alla Gwyneth Paltrow nei Tenenbaum, senza farla però sembrare una cosplayer, quindi niente pelliccia. E visto che il suo personaggio porta sempre magliette Lacoste che somigliano nel taglio alle divise da tennis, e visto che ho pensato che così potevo perfettamente unire due mie fantasie, cioè divise da tennis e Tenenbaum, senza però farla somigliare a Ricci Tenenbaum, gli ho comprato un completo sportivo che fosse dell'Adidas in maniera tale da farla felice, visto che lei adora l'Adidas. Non verrà mai usato su un campo di tennis, ma ne faremo comunque un ottimo uso. Siamo sposati, non guardatemi così. Quando ho finito di scorrere la vostra infinita lista di proposte, mi sono fermato a rivedere quelli che all'inizio avevo preso per degli adesivi a forma di zucca e che invece ho scoperto essere dei copricapezzoli.
Ora dovete dirmi che ha messo nella wishlist di una donna sposata dei copricapezzoli. Scherzo, li ho comprati subito. Voglio che questo video vada molto bene e monetizzi un sacco, quindi vi dico anche che glieli farò indossare. In un momento X del video vedrete Fiore Manni con quei copricapezzoli. Promessa di scout. Non sono mai andato agli scout, però ve lo prometto. Detto questo, direi che possiamo passare alla seconda parte del video, che non so quando avverrà, visto che dobbiamo aspettare che il corriere arrivi a Maratea e solitamente si perdono. True story. Immagino che l'intro l'abbia già fatta tu, vero? Ciao, benvenuti in questo nuovo video! Esattamente. Per il secondo anno di fila abbiamo sfruttato il fatto del Black Friday per fare questo video molto molto carino. Tra l'altro, lo sai che le cose che mi hai regalato l'anno scorso le ho usate tantissimo? Sono tipo fra i miei vestiti più indossati del 2021. Sono molto felice. C'è una classifica dei vestiti più indossati del 2021? Sì, farò un video a riguardo. Comunque, fammi vedere questo pacco. That's what she said! Michele, quanto abbiamo speso? Aspetta che c'è l'indirizzo. Allora, io so che il carrello era arrivato tipo a 1500 euro. A differenza dell'anno scorso, questa volta ho avuto il fedele aiuto dei tuoi follower che mi hanno praticamente fatto un gigantesco carrello con tutta la monnezza che hanno trovato su Asos. Mi hanno fatto questo carrello abnorme, una roba senza senso. E adesso ti faccio vedere un po' di roba, però la pesco io. Va bene. Innanzitutto questo. Iniziamo con qualcosa di molto stupido. Oh mio Dio, ma sono dei T-Rex natalizi. Oh, Michele, ma sono delle calze. No vabbè, ma oddio, è dentro sono imbottiti pelosini. Oh, ma mi è bellissimo, chi è che l'ha scelto? Posso metterli subito? Va bene. Tra l'altro secondo me tengono anche un sacco caldo. Secondo me sì. E sappiate ragazzi che il nuovo sexy sono i T-Rex. Sexy T-Rex. Allora, io non voglio adesso nessun commento tu. Sai che sto parlando con te. Nessun commento scritto fiore, piedini. Niente, è il solito medicista dei piedi che mi commenta sempre. Ogni volta che faccio vedere delle calze, delle scarpe, c'ho sempre avvertenza del non commentare, non dire niente. Ma questo c'è i piedi. Tra l'altro sono, non mi bellissimi. Più che averli presi. Sono bellissimi, questi li tengo. Poi ci sono degli altri calzini. Ma io adoro i calzini. Ma qua, non ci credo, ma sai che questi ce li avevo anche nella mia di wishlist? Sono dei calzini menta con dei piccoli funghettini. Allora, qua in video li vedo molto molto rossi, però in realtà sono tipo arancionini, color salmone, pesca, sono stupendi. Ma questi li tengo? Questi qui non li ho presi. Poi vanno a essere lì, allora se non li hai presi. Apriti. Poi mi ha preso degli occhiali, questi sono un po' la Julia Roberts, secondo me, anni 90. Sembra che stia andando a guardare un film 3D. Un film 3D? Secondo me sono molto fighi. Io non so perché c'è il cliente che sta qua sotto e sta puntando tutto quello che ho in mano. Questa? È una salopette? Sì, perché avevi in mente... È una salopette intera? Avevi in mente di fartela indossare senza niente sotto, naturalmente. Allora, il colore non è nelle mie corde. No. Ma qua c'è un'altra cosa che mi sembra di un colore diverso da quello... che sembrava. C'è qualcosa di rosa. Allora, è qualcosa di enorme. That's what she said. È fatto invece con sembra... un tessuto, sembra tipo muta da sub. Sì. Ed è rosa. E sembra molto molto grande. Non lo so, è molto strano. Cavolo, davvero sembra il coso della muta da sub. Sì, sì, sì. Vedi, è proprio doppio. Sì. Con taglio a vivo, infatti, sotto, perché... Perché non lo possono manco cucire, eh? Non gli possono far l'orlo. Quindi ora lo rimettiamo qua al sicuro e poi lo provo. Quindi questo vuol dire che non lo vuoi. Non lo so, devo vederlo indossato, così è molto strano. Poi volevo regalarti qualcosa per rifare insieme delle scene di Grease. Io naturalmente sono una perfetta Sally, quindi tu puoi essere... Oh, un Danny! Un'altra volta. Non so se è grandioso questo chiodo, però sembra, no, molto serio no, dire dignitoso. Perché comunque sarà di Varius, quindi, però sembra molto carino. Poi lo proveremo. Sì, è un XS, va benissimo. Vale. Le taglie come al solito sono state un delirio, sono stato là a fare tutti i calcoli.
tu continui a dirmi che mi devo comprare una cosa così. E l'hai presa tu a me? E l'ho presa io a te perché così tu non mi regali una cosa. Questi sono degli stupidissimi pantaloni di velluto. Allora, sono molto carini, sono marroni, a vita alta. Poi, un'altra cosa di cui non ricordo di aver comprato. Somiglia molto all'altro, vero? È lo stesso brand, e quest'altra però è una roba tipo giallo uovo. Con lo stesso tessuto. Lo stesso tessuto. Tessuto misterioso. Misterioso, sì. E no, è diverso. Lo no, è diverso. Diverso? Sì, questo ha un'apertura qua profonda, l'altra una cinta, la questo maniche mi piace. È diversa. Apertura profonda, ok. Questi vanno visti indossati comunque. Poi una cosa che chiaramente ha scelto qualcuno che ti conosce molto 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 bene. Oh, un piccolo triceratopo con un albero sulle spalle legato con delle lucine. Che porta un albero di Natale e che si può attaccare ad un albero di Natale. Oh mio Dio, oh mio Dio, sono tipo le mie cose preferite insieme, il Natale dinosauri. Oh, il Natale dinosauri. Oddio, bellissimo. Flint, oddio, c'è Flint che lo vuole prendere. Flint, sì, non, sì. Non è per te. Vai cuccia, lascia stare il triceratopo. Lo voglio anch'io. No. Lo voglio uno. E se si lecca i baffi? No. E su, guarda. Via. Però tu sta diventando vecchio, Flint. C'è il pizzetto bianco. Comunque è bellissimo. È super carino. Ma vi prego, ma guardate il dettaglio delle lucine con cui è legato l'albero. È stupendo, bellissimo. È fatto in filtro. È carinissimo. Flint sta seguendo ogni sacrosanto movimento di quel coso. Guardate che bello. Voglio, è molto mio, veloce. Lo poi. Strapperò dall'albero. Non ci provare. Bellissimo, questa è un'altra mia cosa preferita. Dai, passiamo al prossimo. Allora, anche questo non ricordo di averlo acquistato. Oh, bello il corso. Ah, questo è di Reclaimed Vintage, lo conosco. Sono stato molto molto bravo a farti gli outfit l'anno scorso perché avevi totale controllo sulla situazione. È morbidissimo questo. Quest'altra non penso di aver fatto degli outfit. È morbidissimo. Ma è tipo montato al contrario? Ah, sì, è fatto apposta, quindi scusate, c'ho avuto un momento di... È un maglioncino molto carino, è tipo color cammello. È corto! Crop top. È un crop top. Mi piacciono molto i crop top. Tutte le ragazze dovrebbero avere dei crop top. E c'è questo dettaglio qua della manica che è cucita così, come se fosse il rovescio, fatto apposta ovviamente. E questo in realtà andava insieme al triceratopo, me l'ero dimenticato. Allora, secondo me è un dinosauro perché è verde. Vedo delle zampe. Potrebbe anche essere un leghista, però zampe verde. Ma è un dinosauro con Babbo Natale sulla schiena. No, oh mio Dio, è bellissimo. Persona o persone che me l'avete regalato? Vorrei precisare che ho comprato tutto io. Cioè le persone l'hanno messo nel carrello, poi l'ho comprato io le cose, non l'avete comprato voi. Vabbè, nel senso, grazie che l'avete selezionato e l'avete scelto perché è bellissimo. Ho per te della bigiotteria. Della bigiotteria? Ma un dinosauro! Piccolo ciondolo con un piccolo dinosauro. I tuoi follower chiaramente sanno che sei tipo super mega appassionato di dinosauri. Sì, esatto. Sono molto contenta. Hai fatto bene la comunicazione. Poi c'è una cosa che mi chiedi da un po' di tempo e visto che potrebbe essere molto 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 simile a una gonnellina... Ha una gonnellina che ha creato negli anni delle fantasie nella mia testa, soprattutto quando ero adolescente e l'ho vista addosso a Arwen, che non so come si chiama. Lip Tyler. Tieni. Ma la gonnellina scozzese? Spero che sia corta. Ha tutta l'aria di essere corta, Michele. Oh, è elastica! È bellissima! Se mi piace, questa la tengo. Bene. Ultime due cose. Stupenda. Una cosa però... Spieghiamoci. Voi tutti sapete cos'è e la vedrete in una parte X del video, come ho già promesso. Vi assicuro che la farò indossare a Fiore Manni, quindi tutti occhi aperti. Questa è per le mie fantasie sessuali. È un completo da tennis. Adidas, è delle fantasie molto costose. Sì. Però se vuoi epurare la cosa dai miei fetish, puoi pensare che sia chiaramente un costume da Tenenbaum. È veramente molto carino. Vero? Super figo. Non so dove ci andrai, però... Come ultimissima cosa c'è questa, chiudi gli occhi, Fiore.
non la vedrai, c'è questa, ragazzi, come vi avevo promesso, la farò indossare Fiore, ma lo vedrete solamente durante la fase in cui Fiore si proverà le cose. Andiamo a provare le cose, voglio provare quei cosi strani, rigidi. That's what she said. Or he said. Da cosa vogliamo iniziare? Allora, forse sono in vena di tennis. No, quello ce lo teniamo per dopo. Okay. Allora, iniziamo facendoti vedere la cosa che non ti ho fatto vedere prima e che sarà il nostro outfit a sorpresa. Ok. È un po' piccolo per essere un outfit a sorpresa. Dice, ehi, indovina cosa, sono fatto per il 90% di materiali riciclati. E ancora meglio, sono riciclabile. Penso che si riferisca alla busta, però. Esatto, la bustina di Asos mi parla. Allora. Mi piace che ci hai messo un po' a realizzare. Sono dei nipple covers che black light reactive, cioè si illuminano al buio, non ho capito. Penso proprio di sì, sai? Michele, sono dei copricapezzoli. Sì, sono dei copricapezzoli a forma di zucca. Allora, ora, so che tu non mi crederai mai. Sono molto belli. Ma non li ho messi nel carrello. Non ci credo che me li hai scelti tu. Stavano già nel carrello. Quindi, chiaramente, c'è qualcuno che mi ha sfidato. Io ho colto al volo la sfida. E ti avverto, ho detto che sarebbero stati mostrati, indossati prima della fine del video. Quindi mi raccomando, prima della fine del video vedrete quei copricapezzoli indossati. Allora, mi vuoi un po' bad girl? Un po' bad girl? Oppure Tannenbaum? Oppure anagrafe? Vuoi iniziare con anagrafe? No, voglio iniziare con bad girl. Era un outfit forte. Vuoi iniziare subito così? Va bene. Com'è? Allora, effettivamente puoi essere il mio Danny. Mi piace molto la gonnellina, anche se mi sono appena ricordato che la gonnellina che piace a me è tipo a pieghette. Sì. Adesso faremo vedere più in largo, ecco. E ripeto, mi sembra un look abbastanza riuscito. Non so perché mi viene da fare hey come Fonsi. Forse perché indosso un chiodo. Hey. Sì, sei un incrocio tra Danny Truco? Zuko. Sì, sei un incrocio tra Danny Zuko e Fonsi di Happy Days. Ma comunque com'è? La gonna ti piace? La gonna mi sembra comoda. Mi sembra comoda, che non vuol dire che mi piaccia. Non ti piace? Mi sta male? No, ti sta bene, solo che non lo so, speravo di rivivere quei momenti. Poi vedremo in privato. Comunque non so perché, ma questi video che facciamo insieme di solito vertono sempre su vestirti per andare a letto con te. E per svestirmi dopo, sì. Allora, prossimo look cosa vuoi? Allora, prossimo look, visto che comunque voglio tenermi il look tennis per il gran finale, insieme naturalmente, ricordiamolo, i copricapezzolo. Copricapezzolo con zucche, perché non l'abbiamo ripetuto abbastanza, la geniale persona che le ha messe nel carrello... Che non sei tu? Che non sono io, giuro. Ha pensato bene che la Pumpkin Queen dovesse avere dei copricapezzoli a forma di zucca. Quindi li vedremo indossati prima della fine del video. E poi direi impiegato del catasto. Va bene, anagrafe. Allora, non male in realtà. Devo essere sincera, un impiegato del catasto sexy questo. Un po' il mood che cerco di dare ad ognuna delle mie creazioni. Certo. Cioè, sexy. Ok. Quindi impiegato del catasto sexy, tennista sexy, Danny Zuko sexy. Che è il mio preferito comunque. A parte gli scherzi, il maglioncino è molto molto carino. È molto carino, poi molto morbido, molto, molto caldo. Però non c'è niente sotto e sto benissimo. Non hai niente sotto. I pantaloni ti stanno bene. Adesso la deformazione dell'obiettivo ti fa molto piccola in fondo. Okay. Però come
Ti stanno bene, ti fanno un bel culetto. Ma sai che sono anche questi caldi, ma forse li voglio tenere. Sai che non sono per niente male? Che io pensavo che i pantaloni di velluto li indossassero solo gli impiegati del catasto e invece sono carini. Ti piacciono? Sì. Aspetta, è il mio tocco fashion. Ehi. Sono carini. Devo essere sincero, fanno un po' occhiali di quella band, non mi ricordo qual è. È un mix fra Willy Wonka, quello sono toni, quelli di Willy Wonka, ma i colori sono proprio questi. Sì, è vero. Va bene, comunque okay. Approvato? Approvato questo look in realtà, in toto. Bravi follower. Prossimo look? Voglio provare finalmente quegli strani vestiti fatti in gomma per le mute. Esatto. Ok, allora ti dico questa cosa stranissima. In video è meno peggio di com'è nella realtà. Però è abbastanza terribile nella realtà. E io, diciamo, ho una mano qui perché sennò si vede il fiocco del mio mutandino. Sì, perché veramente si vede qualunque cosa, perché è una muta da sub vera e propria. Ti ripeto, sono un po' affascinato dal fatto che in realtà in video non sembra per niente male. Perché non ho ancora messo il grandangolo e non ho rivelato la parte più brutta del vestito. Ecco, ecco, ora è orribile. Ora è terrificante, cioè sto svolazzo finale che rovina tutto. Guarda, ti metto... Ok, ho rimesso il... Posso levare la mano adesso? No, si vede tutto, amore. Non lo so, tu come te lo senti addosso? Terribile. Come una seconda pelle? Molto pizzicosa. Adatto per fare immersioni? Molto pruriginosa. Allora, se voglio andare a fare delle immersioni, essere... con un outfit on point, secondo me questo potrebbe andare bene. Va bene. Per distinguermi durante le immersioni, ovviamente. Va bene. C'è anche la cintura che è perfetta per tenere i pesi da sub, quindi... Ah, comunque c'avevo la fascetta per il passante per tenere ferma la cintura. Va bene, direi che proviamo il secondo vestito sub, che è quello giallo e che c'ha uno scollo vertiginoso. Secondo me quello è più facile da indossare di questo. Anche secondo me. Allora, adesso, come abbiamo promesso, faremo vedere i copricapezzoli indossati. Non ci possono bannare per i capezzoli maschili. Vabbè, però, diciamoci la verità, non era esattamente quello che avevo promesso, quindi prima della fine del video li faremo indossare a fiore. Sì, certo. Mi servirebbero adesso. È veramente molto strano questo vestito. No, devi levare le mani, che fai? Oh. Non mi sento a mio agio, si vedono le tette qua sotto, mica. Tipo in spiaggia sto così scoperta di solito. Allora, questo vestito è brutto. Anche se la gonna non è per niente male. E guarda, è carino. Questi vestiti sono fatti strani. Guarda che anche questo in video è meno brutto di com'è dal vivo. E la gonna è molto molto carina. Molto carina la gonna. Comunque no, non ha le vibes alle Elizabeth Banks che immaginavo, perché c'ha tutti quegli sbuffi sulle spalle. Non so. Tu cosa ne pensi, Fieremani? Non penso che la indosserò mai per uscire. Prossimo outfit, campagnola sexy. Ho dei problemi con questa. Allora, prima di tutto il problema che noto di prima acchitto è che hai messo qualcosa sotto. Ma ho freddo, Michele, senza niente. Il secondo problema, dici? È che è un po' corta di busto. Sì? Sì. Ti sta levando il fiato? No, mi sta segando. Ti sta segando in due. No, allora, in realtà questo lo potrei sistemare con la lunghezza delle... Il problema è che mi sta larga. No, quindi è stata bocciata. Aspetta, facciamola rivedere nella sua interezza. Look campagnola sexy, bocciato. Il colore non mi dona. You lose. Prossimo outfit. Mi sa che è anche l'ultimo outfit. Mi sa di sì. Prima del momento fatidico in cui faremo indossare i copricapezzoli a Fieremani. Dicevo, prima del reveal finale c'è il mio preferito, cioè che è tennista sexy. Allora, questo è tennista sexy.
Allora, tu fai così la simpatica, ma io monterò su questo video tutti i suoni che fanno le tenniste, che ricordano vagamente, cose che non dirò visto che non voglio che bannino il tuo video, anche, no, se, Michele, anche se ci siamo molto molto vicini. È chiaro che questo sarà uno dei video più controversi del canale di Fiore Manni, tutto per colpa vostra che avete fatto delle richieste assurde. Comunque è molto carino. È molto carino, a me piacciono molto le cose dell'Adidas sportive, solo che è un po' largo. Perché non so infatti come un po' tanto messo. Largo sono è un XS, è vero anche che ci devi fare sport, quindi non è che deve essere non so, va messo attillatissimo così? Perché se va messo così è un po' largo, cioè rimane molto largo. No, io penso che la gonnellina sia un po' più in alto, perché appunto ti deve lasciare libera di correre per il campo, e naturalmente poi si mettono di solito i pantaloncini da ciclista sotto. E lo sai che io so giocare a tennis? Lo so perfettamente, infatti la mia fantasia nasce da quello. Bella, 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 cioè è carino questo vestitino dell'Adidas, ripeto, forse una misura in meno. Però è XS, quindi... È XS, quindi dobbiamo cercare un XXS. Quindi... Direi che è finito. Rispetto all'anno scorso, secondo me, meno look che puoi usare tutti i giorni. Però, allora, di sicuro tengo i pantaloni velluto a coste, perché sono molto caldi, sono molto comodi. Secondo me per l'inverno spaccano. E anche il maglioncino mi piace moltissimo, quindi penso che terrò anche il maglioncino. E poi terrò tutti i dinosauri, i calzini con i dinosauri li tengo. I vestiti sono stati veramente molto molto strani, però effettivamente sono diversi dal vivo. Vero, vero, sì. Sono molto diversi, cioè, ho visto le foto dell'ordine, effettivamente non sembrano gli stessi vestiti. Per quanto riguarda il look ribelle o Danny Zucco? È molto molto carino, penso che terrò la gonna, perché il chiodo è un po'... Cheap. È un po' cheap, sì, okay. Però era molto carino. Comunque, nel complesso, i tuoi follower ti conoscono abbastanza bene. Sì, hanno fatto una selezione pazzesca, soprattutto dinosauri e calzini. Mia cosa preferita. Va bene, direi che con questo è tutto. Sì. No. Stavo già partendo con la chiusa. No. No? Dobbiamo mostrare i copricapezzoli indossati da te. Va bene, Michele, andiamo. Pronto? Vai. No, la sacca di tu. Questo è davvero dolorosissimo. Ma te l'ho detto che faceva male. Ok, abbiamo rispettato tutte le promesse. Fiore ha indossato i copricapezzoli. Non ho mai detto dove li avrebbe indossati. No. Non penso che abbiamo infranto nessuno delle nostre promesse. Vi voglio ringraziare innanzitutto per aver speso del tempo per me, per aver cercato delle cose che mi potessero piacere. Le cose che mi avete scelto sono veramente molto 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 carine, quindi grazie. E per oggi direi che è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!